ciao a tutti amici collezionisti, in questo nuovo video noi abbiamo appena finito di farne un altro. Il primo e passiamo subito al secondo. Questa volta si parla sempre da Showzera, sempre di Showzera. In descrizione in questa finestrella vi ricordiamo di supportare il canale Emiliano 74, per voi è tutto gratuito e magari ci darà la possibilità di ottenere prossimamente degli sconti per voi. È una cassetta dei peschi. E adesso torniamo a parlare di Transformers. Transformers, un pezzo di una casa a terze parti che fa dei prodotti di eccellente qualità, che è la Gigapower, che ci ha dato praticamente tutti quanti i Dinobot, cosa che invece Takara non ha ancora fatto, perché ferma Grimlock da arrivare. Ha fatto il Grimlock da Takara, ho fatto due lati. No, la fa, forse ha fatto solo i G1, i vintage, no? No, mi pare che ha fatto solo prima. Guarda che è una sorta cosa. Però penso non ci siano effetti. Sì, a meno che non... L'hanno fatti la Fast Toys, l'hanno fatti tutte le terze parti. E Gigapower è una casa che, come la Fast Toys, fa dei pezzi di ottima qualità. È molto... metallosi, un materiale di qualità, belle verniciature, usa molto i colori cromati, i colori metallici. Questa dovrebbe essere una versione cromata, se non sbaglio. Comunque l'ho preordinata di tutti. E quindi la scatola intanto è bella, luminosa, bella. Sì, ma questo sta in scala, questi stanno in scala Masterpiece. Scala Masterpiece. Sì. Ecco qua, G1 Style Master Scale Gigapower. Figo. E allora apriamolo subito. Qua abbiamo anche un bellissimo logo con uno squaletto, vedete? C'è il sigillo qui? Sì. Pare quello dei baci Perugina. Mi dispiace tagliarlo. Scollalo. Devo tagliarlo. No, ormai. Arrivando il fregno. Facciamo un po' di leva qui per far uscire la linguetta. Uh-huh. Ecco. Gigasaurus. Oh, bel polistirolo. Piano, contati con quelle dita. Nostalgia. Ste mani che le dita. Piano. Guarda che basetta. Guarda che manualetto. Un manualetto lì. Ah, ah, però. Abbiamo un doppio. Andiamo qui. E qui c'è il robot. E lì abbiamo la base. Oh, ma guarda che figata, fammo vedere. Figo. Ma guarda che spettacolo. Ma guarda sto blu elettrico. Che figata. Il mio Power è so bello. Quanto abbiamo pagato? Non mi ricordo, costava parecchio, eh. Stavo tutto intorno ai 180, 190, molto figo questo Power costava. Non costano poco. Vabbè, rispetto a Masterpiece sta gara, stanno lì, costano un po' di meno, c'è più qualità, eh. Questo si chiama... Ma senti che idea, oh! È tutto metallo, lo so, i Gigapower sono così. Cioè, no, vabbè, ma... Sta scontato $139.99. $139.99, cioè, è pure un ottimo prezzo. Ma senti che roba, oh! Con due! Bello, sì. Che spettacolo, no, ma ragazzi, impatto visivo spettacolare proprio. Poi ci dovrebbero essere basette anche per la esposizione in modalità. Oh, ma quanto è grosso tutto trasformato in, che è? In pteranodonte. Guarda che uccello tarocco, costali tutte molto cromato, uccello cromato, l'uccello cromato, signori. Bello. Pterodattilo, no? Sì. Si apre la bocca. Sì. Vai. C'ha pure tutti i dentini. C'ha pure la lingua che fa da cannone, guarda cannone, qua. Beh, certo, come era lui. Tanta roba. Le ali sono... Vabbè, plastica. Sì, è plastica, cromata. Metallo non ce n'è molto giudicato a peso, però c'è. E dovrebbe avere una trasformazione anche abbastanza semplice. Mi auguro di sì. Se è semplice la facciamo, eh? Sì, dai, la facciamo. Perché sta tutto qua il robot. Se tu lo giri, vedi le braccia, guarda. Sì, le braccia, eccolo, le gambe. Eccolo il robot. Sì.
Le gambe si allungano, bisogna vedere poi come vanno rimesse dentro le ali. Che pezzi ci abbiamo qui? Delle armi? Sì, abbiamo i cannoni che vanno montati sul pezzo anche in modalità animale, animalesca, e che poi diventano delle pistolette, pure questi belli colorati, le spade, che possono anche essere unite, qui mi sembra. Ah, ci sono i led nelle spade, eh? Non ci abbiamo le batterie, però queste si illuminano tutte quante. E qua sotto che c'è? Vasetta. Allora, qui ci abbiamo vasetta con, guarda qua quanto è ignorante sta a fare. Ma che è? È la lume. Ah, è il display stand. Figo. Una testa trasparente, che non so cosa serva sinceramente. Qui abbiamo anche un altro rostro con la testa del robot. Vabbè, vediamo di là e vi facciamo vedere tutto da vicino. Io non ci sto giocando. Ah, tu lo stai già giocando, stai trasformando. E trasformalo davanti, là vuoi là. Ma ci giocare, no? Non giocare là, dai. Non ci giocare. Allora, qui c'è da capire alla fine poche cose. Adesso sto cercando di capire dove vanno le zampe dell'uccello, perché queste sono le gambe che facevano da zaino, vengono slittate in basso, probabilmente si vanno ad inserire qui, però non so se queste zampe fungono da ginocchio o meno. C'è una foto del, fai vedere? C'è il manuetto, la vedo. No, ma vediamo se, ah, eccola. Sì. Fungono da ginocchia. Per cui no, vabbè, perché tu non le usi le istruzioni. No, io il se un uomo non usa le istruzioni. No, no, usa non le è istruzioni. Dicono su internet che è come uno di quei cervi che rimangono bloccati davanti alle luci col cervello da gallina. Così dicono. Beh, ma tu, amico mio, tu stai il contadino, scarpe grosse e cervello fino, come diceva Renato Pozzetto. Vaffanculo. Ma sì, ok. È bello sto display stand. Ok. Era come arruspante. Ok. Quindi gambe, diciamo, trasformate. C'è stato nel telefono tuo? Chi? La trasformazione? Qui si apre pure sta crocco qua. Sto messo tutto indietro. Dov'è Simba? Ma sai che deve fare i bisogni, Simbone? Sta un giro in mezzo alla campagna fino adesso. Che vuoi? Vedete che ti trasformo pure a te, Simba. Che ti impicci? In che si trasforma, Simba? Deve scendere? No, non lo so, in genere quando lui deve scendere comincia a dare musate. Sta da un po' curioso.
rami. Ok. Ma sta capoccia gli si tira un po' su, sembra che c'ha il collo una zuppiera. No, per vedere i segni non mi sembra. Capito come? Sta senza collo. Collo ripiccato. Dici? E c'è un amico che c'ha il collo così. Il collo senza collo. Eccolo, questo è fatto alla fine. Fatto. Cioè, non è che. È bello. Trasformazione semplice. Ecco qua. Modalità robotica efficace. Qui, aspetta, qui vedo che ci vanno inseriti i cannoni. I cannoni che probabilmente si attaccano alle zampe perché queste non vanno girate da nessuna parte. Sì. E quindi eccolo qua. Ci sono dei fori per attaccarli? Allora, sì, c'è un foro qui. Però sta zampa con... Ah, va tolta. Levi la zampa e metti quella. Ah, va semplicemente tolta. Ok. E questi vanno qua. È un po' leggerino l'innesto, però, eh. Non credo che queste. In genere attacca e stacca non andrebbero fatti. È semplicemente così. Ah, ok. C'è quell'altro? Sì. Testa da 5? Sì, è testa da 5, sembra. Che vuoi? Eh? Con queste mani, che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Non so. Allora. Eccolo qua. Oppla. Allontaniamolo un po' perché non ci sta. Niente, simba. E levati, mannaggia. Eccoci qua. Trasformazione semplice, molto direi semplice. C'è una bella linea, no? Sì, bello. Ti piace? A me molto. Mi piace parecchio. Bello, veramente, veramente tanto. Colorato bene. E questi li hai presi tutti? Sì, beh, l'ho preordinati. Quelli che stavano in preordine. Gli altri. Fino adesso è uscito solo lui? Lui è... sta per uscire, mi sembra, Snarl. Ah, ok. E poi gli altri due li devo mettere ancora in preordine. Pe? Sono usciti. Pe? Eccolo qua. Bello, bello, bello. Sì, è c'è molto... pure una posabilità discreta. Voglio un attimino, perché io l'unico Dinobot che ho... è Grimlock. Dinobot o Dinobot? Ma non è siamo Dinobot. Inglesi o americani. Quindi Dinobot. Allora, l'unico Dinobot che ho io... è Grimlock, che non è di questa casa, ma era un KO di che? Forse oversize, mi sembra che fosse. Oversize, sì, del Masterpiece da gara. Sì, dell'unico sì. Che dici. Sì, perché il Masterpiece da gara in realtà è un po' sottotono come dimensioni. Sì, infatti no, beh... uscirono i pezzi aggiuntivi della Fans Toys che lo alzavano un po'. Era un anetto proprio, Grimlock è alto, eh. Se non ricordo male, il Takara era alto poco più di Optimus Prime. Sì, e quindi questo oversize qui dovrebbe essere con le giuste proporzioni. E infatti... Eccolo. Eccolo qua. Che bei colori brillanti, eh? questo è più... Allora, il Grimlock qui è, ovviamente non essendo della stessa casa, non è cromato, vedete? No, è metallizzato, perché lui è cromato. Lui è cromato. Però non ci sta mica male vicino. No.
No, alla fine pure qua c'è questo effetto cromatura sull'oro. Qualcosa c'è, sì, anche qui sulla spada. Vabbè, ma quando te lo compri il Grimlock della roba, Sam? No, ma l'ho visto, ma se poi non spende 700 euro, 800, 1400. 1400, ma che Ma è mena. bello, Ma 1400, invece compro la Batmobile della Hot Toys. Dai, è mega, si è trasformata sola, però. ma che mena. Vabbè, dai, prossimo acquisto i Robosen, Quelli sono pezzi, secondo me, destinati a chi c'è i soldi. Non voglio dire da buttare perché non mi permetto di fare queste insinuazioni, però dai, come lo inserisci in una collezione quell'affare? In realtà quell'affare Cioè, quello è è il più. vero robot che abbiamo sempre desiderato da piccoli. Cioè, noi Capito? da Ma è piccoli non un. volevamo il giocattolo del Transformer, noi volevamo il Ma Transformers. siamo più. Volevi quello Ma vero. siamo più piccoli, però, eh. Cioè, nel senso che. Appunto, lo prendi più grande. Cioè, quello è dimostrativo, capito? Cioè, arrivano gli amici, oh, guarda, Grimlock, Transform. E si trasforma. Sì, Lascia un po' il sicuramente. tempo che trova. Pensa che io non sopporto nemmeno le Però, gimmick se tu elettroniche. vai a fare una piccola considerazione, no? Spendiamo 300-400 euro per un modello statico. No, a Alla livello fine, di 700-800 euro per ingegnerizzazione. quello che è identico modello statico come qualità e verniciatura, in più con tutti i servomotori e Ma li l'ingegneria e vale quei l'elettronica, soldi, oh? non è poi alla fine Ma un quei prezzo soldi li. sproporzionato, No, quello lì. ma assolutamente, li vale tutti per il lavoro che c'è dietro, solo che non ci spenderei mai io, capito? Ah, beh. Si esce Ciuscio Zeta? Su? Si È esce Ciuscio uguale, te lo Zeta? prendi te. Lo prendi tu. E poi ci giochiamo tutti e due. E vamo a fare battaglie. Va bene, ragazzi. E quindi ve l'abbiamo Pezzo anche davvero trasformato in molto molto diretta. bello e con una splendida basetta. Sì, quella è più Mettiamolo per qui. la posa uccellica. Sì. Ok. Anche se credo si può, perché Sì, oh, si può mettere in pose questo non volatili. to cioè, ciò non toglie che potete esporlo così, eh. Cioè, guardate che figata, eh. Bah, Sì. che roba. Si presta a pose volanti di Eh? vario genere. Invece specchiate pure, ti è. Guarda. Bello, no, veramente bello. Poi gli altri saranno sicuramente tutti Sì, quanti. Gigapower è sempre una garanzia. E poi mi Qual piace era sta il doppia tuo retina. Dinobot preferito? Grimlock. Grimlock, lo sai che io da ragazzino andavo matto per il triceratopo? Triceratopo era il mio dinosauro preferito. Però il mio Dinobot preferito era Grimlock. Vabbè, perché uno dà sempre per scontato. Qual è il tuo Transformers preferito? Optimus Prime. No, 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 manco per niente, per me è Megatron. Tutta la ah, vita. vabbè, io sempre i cattivi mi sono piaciuti, Tutta la eh. E vita. poi Proprio Voreno mi faceva pena perché perdeva sempre, era un po' sfigato. Va allora, bene, ragazzi. chiudiamo qua anche questo video. Restate sintonizzati per il prossimo. Ci vediamo a breve. Iscrivetevi ai canali, anche quello del contadino. Bye bye. Ciao.